In questo video il libro Amaldi esegue un esperimento di diffrazione da fenditura singola per misurare la larghezza della fenditura. Un laser rosso di lunghezza d'onda 633 nanometri viene fatto passare attraverso una fenditura che si trova qua davanti e sullo schermo si forma la figura di diffrazione di Fraunhofer. Questa si misura la larghezza del massimo centrale, cosa che equivale a misurare la posizione dei primi minimi laterali, X1, X1' sarebbe e X1' da quest'altra parte. Qui vediamo la fenditura che viene posta a una distanza di 2,5 metri rispetto allo schermo, che è questo foglio bianco. Questo è il laser identico al nostro da 632,8 nanometri, diciamo 633 nanometri. E questa misura fornisce una larghezza del massimo luminoso centrale di 2,6 cm, cioè 26 mm. Risolviamo il problema prima a modo nostro, poi vediamo come fa il libro. Noi siamo abituati a utilizzare sempre le stesse tre formule, che sono questa e queste due. Vediamo qui la figura di diffrazione, la posizione dei minimi X1 e X1, cioè la prima coppia di minimi laterali, è di 13 mm ciascuno, la distanza è di 2,5 metri, che poi è anche uguale a L, cioè la diagonale questa qua, perché questo angolo è estremamente ridotto. Dal momento che questo cateto è lungo 250 cm e quest'altro soltanto 1,3 cm, quindi possiamo approssimare D con L e la tangente di questo angolo, che sarebbe X1 diviso D, in pratica è come X1 diviso L, cioè in pratica è uguale al seno dell'angolo, cateto opposto fratto l'ipotenusa. Infatti già sappiamo che ad angoli molto piccoli la tangente dell'angolo si confonde con il seno. La formula delta uguale una lunghezza d'onda è perché sappiamo che la formazione dei primi minimi laterali avviene quando la differenza di cammino tra i raggi uscenti dall'estremità della fenditura è proprio una lunghezza d'onda. E sappiamo anche che questa differenza di cammino si può sempre scrivere D seno di alfa 1, dove D è la larghezza incognita della fenditura. Quindi ricaviamo D uguale delta diviso seno di alfa 1. Seno di alfa 1 l'abbiamo calcolato prima, è X1 diviso l'ipotenusa, X1 diviso L. Quindi D è uguale a una lambda, che è delta, eccolo, per L diviso X1, rovesciamo la frazione. Sostituiamo i numeri, questa è la lunghezza d'onda, L abbiamo detto che è praticamente 2,5 metri come D, e X1 è 13 mm. Millimetri si semplifica con i millimetri che stanno al numeratore, sarebbero 2500 mm, e il risultato è che la fenditura è larga 0,122 mm. Praticamente un ottavo di millimetro. Il libro usa altri simboli, ma il procedimento è simile. L'angolo lo chiama beta anziché alfa 1. Il suo L mezzi, L è tutta la larghezza del massimo centrale, quindi L mezzi è il nostro X1. Infatti L mezzi è 13 mm. Perciò sen beta è il rapporto tra il cateto opposto e l'ipotenusa D'. Ma l'ipotenusa D' la pone uguale a D. Infatti mette questi due trattini proprio ad indicare che hanno la stessa lunghezza in pratica. E questa lunghezza è di 2,5 metri. Quindi questa formula del libro Amaldi in pratica è il nostro sen alfa 1 uguale X1 su L. Cioè questa sen alfa 1 uguale X1 su L. Poi il libro utilizza quest'altra formula, D uguale lambda su sen beta. Questa D è la D minuscola, la nostra incognita, cioè la larghezza della fenditura. D uguale lambda su sen beta corrisponde a questa formula nostra, D uguale lambda diviso sen beta. Eseguendo i calcoli e facendo le sostituzioni, il libro trova 0,122 mm per la larghezza della fenditura, esattamente come abbiamo trovato anche noi.